Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo del dermaroller o microneedling, uno strumento che si utilizza per andare a spianare le rughe, per ridurre ed eliminare le cicatrici dell'acne, per le smagliature, per andare a stimolare la produzione di collagene, perché questo strumento, che sicuramente su YouTube ne avrete già sentito parlare e straparlare, ovviamente io vi porto la mia esperienza con questo dispositivo. Oggi sospendo l'applicazione della tretinoina e farò questo trattamento. Inizierò ad aggiungere questo trattamento in più con il dermaroller. È diversi anni che lo utilizzo, non bisogna, a mio avviso, usarlo di frequente perché comunque la pelle porta ad ispessirsi, a fortificarsi, perché comunque si vanno a praticare delle micro lesioni per cui la pelle proprio cicatrizza dove si creano queste micro lesioni e di conseguenza la pelle diventa più robusta, sicuramente più elastica, più luminosa. Le cicatrici, come dicevo, le macchie tendono ad andare via. Lo mostro subito, ora è ancora nel suo contenitore. Ci sono diversi formati, diverse misure di ago di questo rullo. Ora è ancora nel disinfettante, perché qua in questo vano io metto il disinfettante. Prima di riporlo, dopo l'utilizzo, lo lavo con acqua calda e sapone e lo disinfetto. Ma prima di nuovo di riutilizzarlo, io lo tengo di nuovo immerso in un disinfettante. Questi sono aghi da un millimetro, adesso non so se si vede col riflesso, sono da un millimetro e mezzo. Spero che si veda. E le misure sono da 0,5 mm, 1 mm, 1 mm e mezzo, e poi non so se si va anche oltre. Già 1 mm e mezzo è già una bella misura, perché solitamente a livello di domiciliare si usa lo 0,5. La lunghezza degli aghi, da che cosa si decide? Dipende la zona da trattare, perché non si usa solo sul viso, ma anche su altre parti del corpo. C'è chi lo usa per il cuoio capelluto, per stimolare la circolazione e comunque la crescita dei capelli e altre problematiche del cuoio capelluto, per le smagliature. Quindi senz'altro si andrà a utilizzare un tamburo di questi con aghi più lunghi. E torno a ripetere, per il viso 1,5 mm è già una bella misura. Di sicuro non bisogna premere sul volto, ma bisogna proprio fare una rullata avanti e indietro. C'è chi dice 7 passaggi, c'è chi dice 8, chi 10. Io tendenzialmente faccio 7 passaggi in diversi sensi e adesso vi mostrerò come. Ora riposo un attimo lo strumento nel suo disinfettante. Ho già deterso il viso con detergente schiumogeno da fare schiuma, da pulire per bene la pelle. Ora l'andrò proprio a disinfettare. C'è chi utilizza in concomitanza al dermaroller anche già una sostanza che si desidera far penetrare in profondità, perché ricordiamoci che il dermaroller, oltre a donare questi benefici alla nostra pelle, aiuta a far penetrare più in profondità ciò che andiamo a mettere poi dopo, successivamente. Che cosa è indicato dopo il dermaroller? Viene consigliato ed indicato creme, sieri direi, con la vitamina C che vanno a stimolare il collagene e acido ialuronico. È sconsigliato usare creme e sieri con collagene perché è un controsenso, perché proprio la funzione di questo aggeggio, di questo attrezzo è proprio quello di con questa operazione di sanguinamento, microsanguinamento, queste micro lesioni che si vanno a creare, proprio induce la stimolazione di nuovo collagene. Quindi utilizzare una crema al collagene ha poco senso. Ora metto la fascia, raccogliamo bene proprio tutti i capelli che non abbia del fastidio intorno al viso. Utilizzo proprio del disinfettante, questo è Citrosil, è un disinfettante per uso topico, va benissimo. E lo vado a passare dappertutto. Le zone che si vanno a trattare quali sono? Ovviamente la fronte, la parte qua centrale, volendo anche il naso, perché il dermaroller, oltre appunto a cancellare e a diminuire le rughe, è anche un portento per andare a minimizzare i pori dilatati.
Perciò anche sul naso, se si riesce a sopportare questo pizzicore, perché insomma non è una cosa insopportabile ma abbastanza fastidiosa. C'è chi utilizza anche degli anestetici locali se non si sopportano questi aghi. Ovviamente ai vari passaggi, come ripeto, non bisogna premere ma fare delle rullate avanti e indietro delicatamente e cercare di sì trattare le zone di interesse, perciò fronte, glabella. Oltretutto io lì la glabella avevo due segni molto profondi. L'inverno scorso, utilizzandolo più sovente il dermaroller, questa ad esempio si è andata a spianare, non si vede più, anche se schiaccio, cioè si forma la piega ma non si vede più. Mi è rimasta ancora in evidenza questa, che adesso vediamo, riprendendo il trattamento, se riesco ad eliminarla, questa ruga, diciamo, sulla glabella, dove si utilizza poi sul contorno occhi, ma contorno occhi intendo zampe di gallina, rughe d'espressione, e arrivare fino a questa parte, non più su, perché è una parte talmente delicata che almeno io sconsiglio di far arrivare gli aghi fino qua. Le guance, le rughe nasolabiali, le rughe della marionetta, sulle labbra completamente e poi tutto il contorno, l'ovale compreso il mento. Io oggi parlo di viso perché comunque io il dermaroller lo uso esclusivamente sul viso. Non applico niente, applicherò dopo aver trattato la parte. E allora vediamo di ingrandire, di starci dentro ma di non occupare troppo spazio. Lo levo dalla sua custodia, dal suo involucro, faccio andare via, evaporare ancora il disinfettante che è sugli aghi e comincio direi dalla fronte. 10 passaggi in orizzontale, avanti e indietro su tutta la fronte, 10 passaggi in verticale, sempre su tutta la fronte, 10 passaggi obliquamente, dalla destra alla sinistra e viceversa, e poi per l'altro senso sempre 10 passaggi avanti e indietro da destra verso sinistra. Questo per tutte le varie zone che dobbiamo andare a trattare. L'esecuzione, il passaggio di questo rullo, dobbiamo chiaramente prenderci la mano, ma sul viso con i vari passaggi dobbiamo avere l'idea di creare proprio un micro così reticolo, in modo tale che tutto il viso sia stato, anche se un termine un po' non tanto bello, comunque tutto punzecchiato, tutto trattato dal derma roller. Niente, procedo, si va. Passaggi forse ne ho fatti anche di più, ma ormai ho talmente l'abitudine che so e mi sposto man mano, perché la fronte comunque, voglio dire, bisogna spostarsi man mano per cercare di occupare con il rullo tutta la parte. Adesso procedo sul contorno occhi e poi scendo giù. Come ripeto, salto da una parte all'altra perché ormai io so dove sento, dove tocco il viso e nei punti dove forse non ci sono arrivata bene. Come vedete anche sul naso un po' di sangue sta scendendo. Ora facciamo zigomi, contorno e mento e poi per ultimo la bocca, che è quella un pochino più fastidiosa. Oh,
Dai, ecco, direi che per oggi basta così. Io questo trattamento, facendo anche la tretinoina, ho deciso adesso di inserirlo e lo farò solo una volta al mese, ma come ripeto, io già da un po' di tempo che lo faccio, già più di un anno che lo utilizzo. Per chi ha le prime esperienze, la prima volta, sicuramente consigliarlo di farlo più volte alla settimana e poi pian piano distanziare le applicazioni di questo strumento. Come sempre, se si inizia, si ha intenzione di iniziare questo tipo di trattamento, è sempre bene e sentire l'esperto di un medico, un dermatologo, un estetista, perché vi saprà consigliare la modalità, i tempi, il tipo d'ago e le problematiche che dovete andare a risolvere. Una cosa che mi piace dire, fare presente, che sulle labbra è fantastico, perché proprio vi accorgerete che le labbra si rimpolperanno, ma già a distanza di una settimana noterete proprio il turgore delle labbra, proprio perché appunto queste micro lesioni che si vanno a creare, ora la pelle nelle prossime ore andrà a riparare, quindi a stimolare produzione di collagene e tutti gli altri benefici di cui vi ho parlato. Chiaramente adesso io vado a disinfettare, per questo che io sono contraria ad utilizzare contemporaneamente già un prodotto da farlo penetrare, perché comunque ho creato delle micro lesioni, quindi sicuramente devo prima disinfettare la parte, eliminare anche le tracce di sangue, perché come vedete sono evidenti. Il rossore che vedete in questo momento durerà all'incirca, io ormai ci sono abituata, ma comunque un'ora, e chi all'inizio potrebbe anche avere, ma anche io stessa, il giorno seguente ancora al mattino un leggero rossore, come se avessi avuto una botta di calore improvviso. È quello un po', diciamo, l'effetto, ma è un colorito tutto sommato piacevole, perché sembra di avere, insomma, di avere l'aspetto sano, perché poi alla fine l'aspetto di questo trattamento a lungo andare conferisce alla pelle un aspetto sano. Ora si è asciugato il disinfettante, la pelle appunto è pulita, posso andare a mettere l'acido ialuronico. Avevo ricomprato e adesso sto di nuovo per terminare e poi opterò per qualcos'altro, ma adesso termino questo qua della Bottega Verde, che mi ci sono trovata benissimo, acido ialuronico puro al 100%. Ne vado a mettere qualche goccia sulla mano, vedete, proprio molto denso. E senza sfregare vado proprio a solo a tamponare. Oltretutto oggi non esco neanche di casa, non ho bisogno neanche di mettere filtro solare, perché qua in Liguria è nuvolo, è anche piovuto praticamente tutta la mattina. Ho messo in coda altri video che usciranno prossima settimana, svuota la spesa e altri acquisti, anche acquisti prodotti per la skin care, che mi sono un attimino documentata, mi stanno piacendo, mi devono ancora arrivare, però mi stanno piacendo come prodotti, perché mi sono appunto un attimino informata. Comunque prossima settimana chi ha voglia di seguirmi mi segua. Chi è iscritto si ricordi di attivare la campanella, se no non vi arriva la notifica di quando carico nuovi video, se la cosa vi può interessare. Ecco, dicevo, non esco oggi, quindi anche se rimango rossa non importa, perché sono in casa. Sigillo con un pochino di olio di cocco, lo ammorbidisco bene da farlo tornare liquido e proprio senza sfregare tampono solo. E questa sera, prima di andare a dormire, chiaramente farò di nuovo una detrazione. Ricordatevi, anche le persone, le ragazze, le donne, anche se non vi truccate,
o il giorno che anche state a casa e che vi truccate, però il giorno che state a casa, la depressione fatela sempre, sempre, sempre. È importantissima la detersione, mattino e soprattutto sera prima di andare a dormire. Non c'è cosa peggiore che andare a dormire con la pelle sporca, voi non immaginate i batteri che si annidano e restano sulla vostra pelle e che comunque danno anche proprio quei problemi a livello estetico. E non solo le donne over 40-50, perché si parla sempre di donne mature, pelli mature, anch'io stessa faccio video per pelli mature, ma se si previene è meglio, perché fino ai 20 anni la pelle viaggia che è una meraviglia, ogni 28 giorni si rinnova, dai 25-30, ma già 30 siamo già avanti, e la pelle non si comincia più, non si rinnova più come a 20 anni. Comincia a calare la produzione e il rinnovamento, quindi ha bisogno di più cure, ma ripeto, già dai 25 anni. Iniziare a 30 anni a fare una skin care come si deve per prevenire le rughe, non dico che è già tardi, ma quasi, per non parlare dei 40. Non c'è niente da fare, bisogna anche già in tenera età cominciare proprio anche una skin care di base, senza andare troppo in qualcosa di strutturato, però proprio l'ABC, la detersione, l'idratazione, il nutrimento, i vari elementi di cui la pelle ha bisogno, proprio le basi, quelle già a partire, non dico 20 anni, ma 25 anni, nessuna esclusa. Bene, spero che questo video vi sia utile. Come ripeto, su YouTube è pieno di ragazze, di donne, di signore che fanno dimostrazioni, tutorial su come si utilizza, per come si utilizza, ognuno ha la sua tecnica, questa è la mia. I risultati per me sono soddisfacenti, è davvero efficace, i risultati sono evidenti e vi posso dire di più, quando ricomincio a farlo, diciamo costantemente, anche chi mi conosce dopo qualche giorno mi dice: ma cosa hai fatto alla pelle? Sei più luminosa, hai qualcosa di diverso. Quindi senza che io dico niente le persone lo notano. Ora ripeto, ci sto andando un pochino più piano perché facendo anche la tretinoina sono due trattamenti da portare avanti insieme contemporaneamente, troppo devastanti. Comunque il Dermaroller è un dispositivo che consiglio perché i suoi effetti e risultati sono evidenti, ma davvero evidenti. E poi la parola magica è sempre, come in tutte le cose, la costanza. Domande, dubbi, perplessità, qualsiasi cosa, io sono sempre qua. Se siete interessate a quello che dico nei miei video e non volete perdermene altri, iscrivetevi e attivate anche la campanella, così almeno restate aggiornati sui video futuri. Io vi auguro una buona giornata e ci vediamo alla prossima. Ciao!